gioco di Gundam è stato Gundam Battle Assault per PlayStation 1. Si trattava in buona sostanza di un picchiaduro sulla falsariga di Street Fighter, in cui l'uso dei quarti di luna permetteva ai robottoni di compiere le classiche mosse speciali. Le ore passate in sua compagnia sono umanamente incalcolabili, quindi meglio lasciare i dettagli ad altri lidi. Per questo e per tante altre ragioni, trovarsi dinanzi a Gundam vs su PlayStation 4 oggi significa molte cose. Rievoca ricordi, senza alcun dubbio, e avvera il sogno di accarezzare tra le mani un capitolo della saga Versus finalmente nel nostro paese, una serie che in Giappone spopola tra i cabinati arcade, e non solo per l'elogio e il rispetto che porta nei confronti dell'opera ideata da Yoshiyuki Tomino. Difficile definire il genere di Gundam Versus senza che l'abbiate mai visto né provato. Il picchiaduro in questo caso viene lanciato in arene ad ampio respiro mentre la telecamera segue le spalle del proprio mech, in combattimenti nei quali ci si affronta fino ad un massimo di 3 componenti per squadra sfruttando una serie di abilità ben circoscritte. Dimenticate le combo nel mero significato della parola e date il benvenuto ad un approccio quanto più simile al gioco d'azione, focalizzato sui riflessi, sul tempismo e sulla conoscenza delle peculiarità dei vari robot. Eccezione fatta per qualche assenza, il bacino di personaggi dal quale scegliere conta un numero di modelli a dir poco fuori di testa, provenienti da tutte le serie animate. Una manciata è bloccata dalle microtransazioni, di cui avremmo fatto volentieri a meno, eppure l'assortimento vanta una varietà indiscutibile. C'è chi se la cava meglio nel corpo a corpo e chi predilige le armi da fuoco, oppure potreste optare per un ibrido, a vostra scelta. L'importante è prestare attenzione al valore che va a riassumere, sommariamente, la potenza della macchina. In pratica, le battaglie non si risolvono con la sola sconfitta dei nemici, ma sarà necessario azzerare l'apposito indicatore forza squadra di 1000 punti. Per citare un esempio, lo Zeta Gundam è un modello di fascia alta, caratterizzato da un punteggio di 500, alla cui morte saranno detratti appunto dall'indicatore forza squadra per permettergli il ritorno in partita. Il sistema è di facile comprensione e digestione, eppure una volta scesi in partita si viene inondati da un senso di smarrimento. Di base i Mobile Suit dispongono di 4 tipi di armi. Primaria, secondaria e 2 speciali, ognuna delle quali può essere attivata con un tasto. La pressione simultanea di una qualsiasi direzione insieme al pulsante del colpo in mischia consente al Gundam di eseguire una mossa differente. Di primaria importanza è il boost, una barra il cui consumo permetterà di attivare manovre evasive, parate e di volare per brevi periodi di tempo. Non manca una supermossa, denominata Burst, selezionabile tra 2 opzioni nel prepartita, utile per aumentare le proprie statistiche e riprendersi eventualmente da una sequela di colpi dell'avversario. Le lotte vivono in una certa linearità dell'azione a cui bisogna abituarsi e che diverte nonostante il parco mosse limitato di ogni singolo personaggio. Le modalità sulle quali potremo sperimentare il sistema di combattimento almeno non sono classiche, ma non si può certo dire che siano quanto di più originale si possa chiedere. Che si mettano l'anima in pace i fan, non c'è traccia di una campagna e l'unico spasmo di storia è sparso in minuscoli dialoghi di tanto in tanto, spesso nemmeno sottotitolati e nella sola lingua giapponese. L'italiano per la cronaca risponde all'appello, ma il suo ruolo all'interno del gioco è marginale. Parlando di modalità, la prima si intitola Battaglia Finale, uno scontro giocabile sotto diverse difficoltà e persino in cooperativa online, in cui bisognerà sconfiggere ondate di nemici sotto condizioni specifiche. Nel frattempo si accumulano i Battle Points, utili a potenziare le statistiche del Mobile Suit per quella specifica partita. La battaglia prova non è altro che un agglomerato di percorsi a difficoltà crescente, vicini allo spirito di un arcade, mentre quella libera consente di scegliere tutte le condizioni per allenarsi come si deve. Poi c'è tutto il segmento online tra match classificati, veloci e privati, per un'esperienza competitiva completa, ma purtroppo dobbiamo mettervi in guardia sulla stabilità. Il netcode al momento sembra avere dei problemi abbastanza seri, perché la latenza che abbiamo riscontrato in certe partite rasentava l'ingiocabile. Tuttavia, sperimentando la cooperativa online insieme ad un amico, nella totale tranquillità e per almeno una decina di ore, l'infrastruttura si è dimostrata solida e priva di incertezze. Peccato non si possa giocare a schermo condiviso sul proprio salotto di casa, un'opzione che avrebbe senz'altro migliorato la valutazione finale.
Compare poi una sezione dedicata agli sbloccabili e tra titoli, annunciatori, piloti, emblemi ce n'è di roba da sbloccare, pur essendo di poco conto, a parte gli Striker, modelli di supporto sempre selezionabili nel prepartita che potranno darvi manforte durante i duelli premendo l'apposito tasto. Per quanto riguarda l'aspetto audiovisivo, Gundam vs fa di tutto per far sentire gli amanti dei robot nipponici a casa. I modelli sono strabilianti e vantano dettagli maniacali, mentre le ambientazioni purtroppo lasciano a desiderare in quanto a particolari. La definizione e la fluidità sono due fattori inattaccabili, così come il sonoro, che cattura il meglio dai cartoni animati. A prescindere dall'opera a cui si ispira, quindi, Gundam vs è un buon miscuglio tra il picchiaduro e l'azione, sicuramente molto diverso da ciò che bazzica sul mercato. Non è per tutti, sia chiaro, e il sistema di combattimento sa di diverso e richiede tempo per essere apprezzato fino in fondo. Si poteva fare di più nell'ideazione di una campagna vera e propria, comunque di modalità più robuste, visto che tendono alla ripetitività, ma l'ampia selezione di robot addormenta tali critiche. L'online purtroppo non sembra essere nella condizione di essere un motivo principale d'acquisto, quindi valutate di conseguenza. E qui è tutto per questa video recensione. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartword.it.